Ciao, bentornate e bentornati sul canale, io sono Simona e questo è un video di make-up preferito del periodo, dove con periodo minimo ci mettiamo settembre e ottobre. Come sapete, ricorderete, il mese di agosto è un mese in cui ovviamente non mi sono truccata, però a settembre sono tornata a lavoro e quindi in questi due mesi ho usato un bel po' di prodotti però a ripetizione, sempre gli stessi. Quindi partiamo dalla base. Ho ripreso l'utilizzo del primer della linea Wanna Be My Honey di Essence, questo qui, che avevo acquistato prima dell'estate in un DM. Mi continua a piacere tanto, come vedete è un primer un po' con un effetto un po' luminoso che però sul viso io sinceramente non vedo e sono contenta di non vederlo. E 30 ml come vedete sono poco sopra la metà, continuerò ad utilizzarlo, mi piace e credo che nei futuri mesi, nei prossimi mesi, il primer viso sarà uno dei prodotti che sicuramente utilizzerò tutti i giorni. Come correttori sto continuando ad utilizzare la combo di questi due. Il primo che uso come base sotto, che è un po' più aranciato, ma non è aranciato in senso assoluto, lo è rispetto a questo, è di Yves Rocher, è una taglia da 7 ml, la full size, ha un pao di 6 mesi, io ce l'ho nella colorazione beige 100, questo l'avevo ancora acquistato in negozio prima di diventare consulente di bellezza per Yves Rocher. Mi trovo molto bene, non mi va a seccare la zona del contorno occhi e come performance mi piace. Sopra vado a mettere questo di Wycon, qui è scritto One More Time Concealer. Questi quanti ml sono? Non si sa ragazze, non riesco a capirlo, però vi posso dire che al contrario dell'altro ha un pao di 18 mesi. Questo era di una collezione che, sicuramente voi siete più preparate di me. Comunque questo, essendo più chiaro, lo vado a mettere sopra l'altro e questa è la colorazione 02 Light Neutral. Mi trovo molto bene con questa combo e sono sicura che entrambi li porterò alla fine, anche perché adesso li sto usando da veramente diversi mesi a ripetizione. Come fondotinta, quello che ho usato in assoluto di più da quando l'ho ricevuto, per non dire tutti i giorni, infatti penso che sia quasi alla fine, ma sicuramente oltre la metà, è questo meraviglioso di Chanel che mi ha regalato la mia amica Manuela Rodriguez, che vi invito a seguire nel caso ancora non la seguiate, vi metto il link del suo canale nell'info box. Manuela, oltre ad essere una beauty addicted, è anche titolare di una profumeria in Campania, spedisce in tutta Italia e vi posso dire, questo colore io non sapevo neanche che cosa mi avrebbe inviato, l'ho scelto lei. Stiamo parlando dell'Ultra Latent Velvet di Chanel con fattore di protezione 15 ed è un fondotinta ad effetto velluto. Questa è la colorazione B20. Io credo che non sarei stata in grado da sola di scegliere una colorazione così adatta e perfetta per me, è veramente perfetta, cioè veramente io non dillo veramente, non sarei stata in grado di azzeccarla come ha fatto Manu, quindi grazie ancora tantissimo. Questo fondotinta mi piace da morire, è un velo sulla pelle, va ad uniformare perfettamente l'incarnato, dura tutto il giorno, non mi va assolutamente, nonostante sia un velvet, ad enfatizzare nulla, semmai se possibile mi dà un effetto radioso. Ragazze, io lo amo, questo fondotinta è fantastico, non so il costo, però sicuramente non sarà meno di 50 euro, credo, senza sconti, trattandosi di Chanel, ma è sicuramente uno dei fondotinta scoperta del 2020. Quando farò il video dei top del 2020, sicuramente questo fondotinta avrà un posto tutto per sé. Per le sopracciglia sto continuando, non lo abbandono mai, l'utilizzo di questo
kit per sopracciglia, eyebrow kit, lo 00 Universelle di Guerlain. Credo che esista ancora, perlomeno. L'ultima volta in cui sono andata da Sephora l'ho sicuramente visto. Come vedete, il colore più scuro ha un buchino. Sono polveri che non finiscono mai. Io questo ce l'ho, non si sa da quanti anni, veramente non si sa da quanti anni. E faccio anche un mix di queste due, uso anche questo ogni tanto, ma molto meno, come vedete, nello stato di utilizzo è meno avanzato. Sono polveri di cui io noto la differenza rispetto a, ad altre. Sottilissima la grana, perfetta l'aderenza e la performance sulla pelle, durano tutto il santo giorno senza spostarsi, senza perdere pigmentazione. Queste polveri sono qualcosa di eccezionale, veramente. Invece, come prodotti low cost, questo qui di Astra, questo l'ho acquistato con uno dei due ordini che ho fatto da Astra, è l'Eyebrow Lover Mascara. Mascara. Comunque, è un mascara volumizzante e fissante per sopracciglia con fibre. Io ce l'ho nella colorazione, non ve lo so dire perché non si legge più, credo fosse scritta qui ma si è cancellato. Comunque è un colore abbastanza scuro e direi freddo e cenere. Allora, io questo lo utilizzo ovviamente sia per fissare le sopracciglia dopo che ho messo una polvere o la matita, sia quando sono veramente molto molto di corsa, proprio da solo, e uso da solo e mi va a dare ovviamente meno colore di così. Io questo queste le ho fatte stamattina alle 7 con un altro kit di Smashbox che ho a casa di Gianluca. Il make up di adesso l'ho fatto questa mattina, ho ripassato solo il rossetto, non ero a casa mia, e lì ho un kit piccolino rotondo di Smashbox. Però quando sono veramente di fretta, questo qui che costa pochissimo, o questo qui di Benefit che costa molto di più, ma ce l'ho e lo voglio finire, mi sono sufficienti per andare a colorare un pochino le sopracciglia, metterle in forma ed essere sicuramente migliore di come sarei se non lo facessi. Questo di Benefit io ce l'ho nella colorazione 5. Le colorazioni fra di loro si somigliano abbastanza, sono entrambe fredde e abbastanza cenerose. Sono due prodotti di due gamme di prezzo totalmente differenti, però sono entrambe performanti. Non vi posso dire di metterle allo stesso livello, no, perché io trovo che questo performi meglio di questo, ma in assenza di questo, quello di Astra va più che bene, è assolutamente dignitoso, performante, funzionante e duraturo nel corso della giornata. Come sculpting bronzer ho rimesso in pista, vi ricordate, solo le più vecchie, se lo vecchie come iscrizione al canale se lo possono ricordare, io facevo una serie di video dei rimessi in pista, io li chiamavo così. Ho rimesso in pista questa palette bellissima che non esiste più di Too Faced, è The Little Black Book of Bronzers, questa qui. Se qualcuna di voi ce l'ha, la rimetta in pista anche lei, è fantastica, mi piace sempre tanto. Io sto usando questa qui tutti i giorni insieme a questa cialda con blush illuminante e quest'altra, quella leopardata. Queste, allora, sono tutte molto 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 pigmentate. Questa in particolare ha una scrivenza super, nel senso che è usato come blush, anche perché non vedo in quale altro modo si potrebbe usare. Questo pigmento viola si vede, quindi bisogna prelevarne pochissimo. Anche questa ce l'ho dalla notte dei tempi. Chi ce l'ha si ricorderà che sono passati molti anni da quando questa è uscita, ma sono così felice di averla. Me l'aveva procurata una mia amica Christelle, grazie Chris,
Se non fosse stato per lei non l'avrei avuta, sono felice, è un prodotto performante, le polveri che ho di Too Faced, che siano viso, che siano occhi, non mi hanno mai delusa. Come blush singolo invece ho usato tantissimo, perché io lo amo per davvero ragazze, della collezione di Natale di Kiko dello scorso anno, l'Arctic Holiday, il Baked Blush Memorial Biscuit, il numero 01. È una cosa stupenda, veramente stupenda, mi piace tantissimo, tantissimo. È un blush molto luminoso, pur non contenendo glitter o micro luminescenze, è proprio un satinato luminoso bellissimo, bellissimo, è bellissimo. Spero che molte di voi siano riuscite ad accaparrarselo l'anno scorso, perché è proprio il... Tanto vabbè, i blush delle edizioni limitate di Kiko sono fantastici e sono quasi sempre blush cotti, sono stupendi. Io questo lo comprerei e ricomprerei milioni di volte. Se lo avete anche voi, rimettetelo in pista, perché vale tantissimo. Ha proprio l'effetto bombin per quanto mi riguarda, però con una luminosità che sembra che provenga dall'interno. Bello, bello, bello. Come base mascara sto continuando ad utilizzare questa maschera per ciglia e sopracciglia, credo anche, ma sicuramente per ciglia, di Face D. Questo è un regalo inaspettato della mia amata amica Andy, questo qui lo ha acquistato sul sito di Sephora, mi piace tantissimo e migliora peraltro oltre che la salute delle ciglia anche la performance di qualsiasi mascara io vada a mettere dopo. Questo è quello che ho usato di più insieme a un altro che vi mostro, tanto che lo sto terminando. È il Subliminal X Volume Mascara 2.0 di Astra, mascara che costa credo 4,90 euro o 4,95 euro, con lo scovolino fatto in questo modo che amo e adoro. Adoro lo scovolino, adoro il mascara. Quando sta per terminare si impasta un pochino e quindi io in questa zona qui prevalentemente di solito poi vado a passare lo scovolino di un altro mascara che me lo pettini un po', perché me le impapocchia un pochino, però finché è giovane e fresco ha una performance veramente pazzesca. L'altro mascara che ho usato tanto, torniamo in casa Kiko, è questo oramai c'è in gamma permanente, qui era ancora di un'edizione limitata, la Fall 2.0, quindi credo esattamente un anno fa, perché direi proprio di sì. Il primo è stato il Neo, della Neo Noir, mi sembra, della collezione Neo Noir, o il Maxi Mode Mascara, non me lo ricordo. Comunque, scovolino piccolissimo che permette una perfetta definizione delle ciglia, una perfetta applicazione. Io con questo non mi sporco mai. Ripeto, c'è anche in gamma permanente, è un mascara super. Soprattutto quando da Kiko ci sono le promozioni sui mascara, è assolutamente da prendere, perché mi pare che costino 3,95 euro, una roba del genere, da farne scorta. L'argomento ombretti è un po' vasto, quindi cercherò di andare rapidissima. Le uniche due novità che vi mostro, che avete già visto in altri video, sono queste due palette di Dior. Linea Dior Backstage, linea Dior permanente come packaging, ma di credo un'edizione limitata, non lo so sinceramente. Questa bellissima regalo di Manuela Rodriguez insieme al fondotinta di Chanel, colori bellissimi. Entrambe le palette rispecchiano completamente i colori che io amo e che mi valorizzano assolutamente e senza dubbio nel make up, mi valorizzano l'occhio, mi valorizzano tutto.
Bellissime ragazze, queste polveri sono super 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 scriventi. Se volete fare un regalo o farvi un regalo di lusso, io ve la consiglio, è veramente bellissima. Che si usi un solo colore di quelli più scuri o i colori miscelati tra di loro, non si vanno a mischiare, si riconoscono sempre l'uno dall'altro e il make-up è sempre soft ed elegante ma presente. Stesso discorso per questa palette, questa me l'hanno regalata le mie amiche di Joyforce Jewels, Claudia e Lucia, le mie sisters. Questa è la numero 4 Rosewood Neutrals. Questi sono i colori indicati nella parte sottostante. Questa è la palette. Questi colori sono altrettanto performanti, facilmente lavorabili e goduriosi, esattamente come l'altra palette. Queste due palette io le ho usate veramente tanto. L'unica nota negativa è questa cialda di primer, che poi finalmente, vi avevo detto che mi dimenticavo sempre di usarla, finalmente mi sono ricordata in più di un'occasione di utilizzarla. Non mi sembra che tenga particolarmente il make-up, ma a parte questo, tutto il resto mi è piaciuto tanto. Queste due palette sono stupende. Passando invece ai ripescati, ancora due palette. Una è la Narcissist, che avevo usato ancora un po' pochino. Questa qui è la Wanted, non la giro perché sotto è specchiata. È una palette però che, come le altre, mi ha dato tanta soddisfazione. Gamma di colori diversa, molti colori luminosi, shimmer, che da soli sulla palpebra mobile vi danno già una botta di luce pazzesca, veramente pazzesca. I matte si sfumano a meraviglia, make-up che resta tutto il giorno vibrante, bella, una gran bella palette che però credo non si trovi più. Ad ogni modo, ripescata. Un'altra palette che avevo usato ancora un po' poco, ma che meritava di essere rimessa in utilizzo, è la Starlit di Make Up For Ever. Allora, questa palette è una palette con dei colori veramente belli, una gamma dai più chiari ai più scuri che accontenta un po', secondo me, tutti i gusti e anche tutti gli incarnati. Se vi dovessi dire che è una delle mie palette preferite, però vi direi una bugia, perché non riesco a farmi scattare la scintilla e il feeling. L'ho usata, continuo ad utilizzarla, ma mi devo un po' costringere, non ve lo so spiegare perché. Del resto io, come palette simile, non uguale, ma un po' me la ricorda anche come aspetto, tutta la serie delle Naked di Urban Decay. L'unica tra l'altro che ho tenuto è la Smoky. Non lo so perché non mi riesce a conquistare, non riesco a farmi conquistare, ma so che è una bella palette, è una palette di una qualità molto alta, ma niente, non riesco a far scattare o scoccare la scintilla. Poi ho riutilizzato e ripescato diversi ombretti singoli di Nabla. Uno fra tutti che amo moltissimo, e quando ho fatto un make up con questo ombretto, tantissime mi avete detto: Simo, ti prego, facci il Get Ready perché è bellissimo. È questo. Questo è Citron ed è questo colore a metà tra un bronzo, un verde e un dorato. Però è quella punta di dorato che a me sta bene, perché io normalmente con i colori dorati troppo gialli sto malissimo, non li compro neanche. Infatti quando ci sono delle palette che hanno dei gialli così gialli, tendenzialmente evito proprio tutta la palette. Non sempre accade, però generalmente sì, perché tanto so che quel colore mi sta proprio male. Questo invece è quella via di mezzo perfetta che mi valorizza tantissimo l'occhio,
senza sbattermelo, senza farmi sembrare stanca e facendomi proprio fuoriuscire quel qualcosa in più rispetto ai make-up di tutti i giorni. Questo ombretto è stupendo. Io non compro però ombretti singoli di Nabla da talmente tanto tempo che non vi so dire in nessun modo se questo ombretto sia ancora in vendita. Passando a un'altra palette, un altro colore, questa volta come transizione che ho usato tanto, è questo qui. Questo è Caramel. Un altro ombretto che ho usato veramente tanto e meritava di essere rimesso in pista e riutilizzato. Questi matte di Nabla sono veramente eccezionali. Ve lo faccio vedere qui. Qui ci sono Citron e Caramel. Da questa palette ho riutilizzato questo, questo e questo. Vi dico quali sono. Questo è Chattermark ed è il color Lupo Alberto. Chi è della mia generazione non può non conoscere Lupo Alberto. È un ombretto di questo azzurro avio bellissimo, molto luminoso, bello bello bello. Questo è un altro ombretto bellissimo di Nabla, veramente bellissimo, ed è Juno Moon. Questi ragazzi sono degli ombretti con delle scrivenze e delle rese pazzesche. Se avete anche voi degli ombretti mono di Nabla, rimetteteli in pista perché ne valgono veramente la pena. Poi ancora Daphne 2. Come vedete, questi sono dei colori che ricorrono spesso sia tra le mie preferenze sia proprio nei look che propongo e ripropongo. Io spero che poi si vedano meglio di come li vedo io nell'anteprima. Questa è Daphne 2. E poi ancora da questa palette questi ombretti che nell'ordine dal basso verso l'alto sono Ludwig. Questo è meraviglioso, veramente meraviglioso. Un colore caldo, super pigmentato, super coprente, super luminoso. Uno dei miei amatissimi di sempre, il secondo, vedete che è proprio accecante, luce pura e luna. Questo è un altro degli ombretti più belli secondo me in cialda singola di Nabla. Potete vederlo da solo, si commenta da solo. Il terzo meraviglioso colore di transizione è Paprika, un altro di quei colori caldi bellissimi, un altro matte super performante. L'ultimo in alto, Snowberry. Questo è un bellissimo rosa antico, molto molto intenso, bello bello bello. Ragazze, queste cialde singole di Nabla sono quelli, sono le cialde che mi hanno fatto amare questo brand fino ad un certo punto, perché hanno fatto questi che sono veramente degli ottimi, ottimi lavori. E finiamo con le labbra. Parto dal prodotto più piccolino come prezzo ed è un Nastra Hypnotize. È un liquid lipstick no transfer long lasting full coverage. Questo è nel colore 15. Fashionista, vabbè, fidatevi, fashionista. E mi piace molto questo prodotto. Bisogna idratare molto bene le labbra, altrimenti tende un po' a seccarle, ma in questo periodo di mascherine io riesco ad utilizzare soltanto prodotti come questo, perché alla fine sono quelli che mi durano comunque, se non tutto il giorno, gran parte del giorno. A me piace veramente tanto, è il giusto mix tra malva e beige, mi piace tantissimo e costa poco e performa bene. Salendo di prezzo,
tre rossetti liquidi di Wycon. Uno è della con il packaging dei Simpson, ma se non ricordo male ci sono anche nel packaging classico, l'unica differenza è il tappo e il logo. Allora, questo è il numero 150. Vedete subito una netta differenza fra la pienezza del colore di Astra e quanto sono liquidi i prodotti di Wycon. Tuttavia sono dei prodotti duraturi e performanti, perché essendo così leggeri, proprio un velo sulle labbra, si può stratificare senza che vada ad appesantire le labbra o fare strato e fare macchia. L'altro che vi mostro è l'81, questo qui ha molto più rosa all'interno, mentre l'altro è più malva, ma vedete che anche questo, come l'altro, sembra acquoso, sono proprio più liquidi rispetto a quello di Astra, che oltre ad essere più coprente è anche proprio più cremoso. Però vi ripeto, ai fini della performance e della durata, anche se sono molto molto liquidi, su di me perlomeno performano bene, molto bene. L'ultimo che vi mostro è il più chiaro ed è un vero e proprio beige, che però nell'anteprima vedo molto rosato, ma in realtà è molto beige, ed è il numero 78. Questo mi sembra, così mentre lo metto sulla mano, forse un filino meno liquido, meno acquoso degli altri due, ma comunque sempre più leggero del primo di Astra. Queste quattro tinte labbra, rossetti liquidi, sono quelli che in assoluto ho utilizzato di più fra tutti i liquidi che ho. Poi, salendo ancora di più di prezzo, questo che è comunque è un altro dei miei prodotti di alto costo, che non altissimo ma più alto degli altri, sicuramente preferiti e amati, è di Fenty Beauty, il packaging assolutamente riconoscibile, è uno Stunning Lip Paint ed è uncuffed, famosissimo anche uncuffed. Applicatore un po' particolare, che magari a qualcuno può anche non piacere, ma in realtà si devono soltanto prendere le misure. Questo è il nudo perfetto, è il nudo perfetto ed è perfetto anche come texture, perché è la precisa esatta via di mezzo fra quello di Astra e quelli di Wycon. Resta molto più fluido, ma come vedete molto più coprente come quello di Astra. Anche questo io riesco a stratificarlo senza andare ad appesantire le labbra o a fare dei brutti segni, e poi il colore è stupendo. Termino con un altro prodotto low cost, sempre in casa Astra, è un rossetto matte, un Astra Lips Click, sì, Lips Click, packaging carinissimo, per quanto l'abbiamo visto e rivisto oramai da tanto tempo in tanti brand. Questo è il numero 04 Eccentric Rose, questo qui, tra l'altro lo avevo in uno degli ultimi video che ho fatto. Vedete che è un rosa molto più chiaro e molto più acceso come colori rispetto all'altro, agli altri, ma è bello, è una punta di rosa che comunque a me sta bene, ma soprattutto di questo rossetto mi piace che, oltre ovviamente a costare poco, perché i prodotti di Astra sono prodotti ad un costo assolutamente accessibile, la performance, ragazze, anche questo, pur essendo matte, è un velo sulle labbra che le fa rimanere morbide tutto il giorno, non va in giro, ha una durata molto buona e insomma non delude nella maniera più assoluta. Quindi diciamo che abbiamo toccato un po' tutte le fasce di prezzo senza spingerci nell'Olimpo
dei prodotti Labbra super 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 costosi. E qui mi fermo. Già nei video precedenti avete notato questi orecchini bellissimi che indosso, di cui ho anche abbinato questo bracciale bellissimo, altrettanto bellissimo, che tra l'altro luccica in una maniera pazzesca, è bellissimo, di una fattura meravigliosa, e c'è anche una collana stupenda, ma non è ancora questo il video in cui ve ne voglio parlare. Vi anticipo però che si tratta di bijou della casetta di Marzapane Bijou, che ringrazio perché me li ha omaggiati e ha messo a disposizione per voi un codice sconto del 25%. Ve lo scrivo comunque in anticipo nell'info box nel caso vogliate utilizzarlo, ma mi riservo di parlare più nel dettaglio e di mostrarvi più nel dettaglio queste meraviglie. Vi metto comunque il codice nell'info box ed è uno sconto del 25% che vale su tutto il sito, con due esclusioni: ovviamente i prodotti già in promozione e l'ultima collezione appena uscita. Con questo è veramente tutto. Come sempre, se vi va, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e se vi va, seguitemi anche su Instagram. Un grande bacio.